Continuo il mio viaggio nel mondo delle copertine, alla riscoperta di lavori che avevo fatto parecchi anni fa. Questo credo che addirittura sia più di 5 anni fa, se sarà il 2016 all'incirca. L'avevo fatto per una nipotina, la figlia di un mio nipote che è nata in America e gli avevo fatto questo completino, l'avevo mandato appunto in America. Il cappottino è stato ricavato da una rivista di Mani di Fata che è ancora in commercio, per cui non posso condividere le spiegazioni. La copertina invece l'ho fatta, diciamo così, scopiazzando qua e là, ma non seguendo nessun tutorial, quindi vi posso dare la spiegazione della copertina. I cuori li ho posizionati un pochino così, io a mio piacere. Potete metterli uno sopra l'altro, potete metterli in diagonale. Insomma, ora aspettate che vi faccio vedere se riesco a scendere. Scusate, vediamo un attimo se riesco. Oh, non è questo. Abbiate pazienza solo un attimo, vediamo se riesco a. Vedete, nella prima riga ne ho messi 4, poi ne ho messi 3, poi 2, poi di nuovo 3, poi di nuovo 4. Io vi do l'indicazione dei primi, della prima riga dei cuori, poi le altre potete posizionarle come volete, potete continuare, potete farne anche 5, ci stanno un pochino stretti, a meno che non stringiate anche quelli. Comunque io questa posizione, dove posizionare i primi, ve lo indico, gli altri vedete voi. In base alla spiegazione del cuore. Ho scritto tutto quello che ho fatto, non devo farvi vedere niente perché il bordo è appunto riso doppio, cioè un punto diritto, un punto rovescio, il giro dopo si lavorano i punti come si trovano sul ferro, il terzo giro si sposta di un punto per cui si forma la grana di riso. I ferri dispari è sempre un diritto rovescio, ogni ferro dispari spostato di uno, mentre invece i ferri pari si lavorano sempre un diritto rovescio, lavorando i punti come si presentano sul ferro. I cuori sono tutti gettati, due punti assieme o un accavallato semplice, oppure o due punti assieme a diritto ritorto, come vi rimane più semplice. Io ho indicato l'accavallato semplice. E ripeto, la posizione dei cuori la potete mettere, potete anche farli tutti intorno con uno centrale, insomma, vedete voi come farlo. Adesso vi lascio alla spiegazione scritta e spero che, insomma, rimanga abbastanza facile farlo. Vi do le misure, non è molto grande, è piuttosto piccolina perché era proprio da culla, da ovetto, diciamo. I ferri, il numero dei ferri, la quantità di filato, forse ne serve anche un pochino meno, però nel dubbio, siccome non tutti i filati hanno lo stesso metraggio, ho preferito aggiungere, eccedere un pochino nella quantità. Dopo di questa ne ho ancora una, sempre ferri, sempre rosa, perché quando le ho fatte era il periodo del rosa, non c'era niente da fare, nascevano tutte femmine. Quindi la maggior parte di copertine che vi propongo sono rosa. E vi lascio alla spiegazione.